Siamo alla terza edizione, quest'anno abbiamo alzato un pelo l'asticella e partiamo domani sera, partiamo dal ristorante Frontemare Zodiaco, dove tra l'altro poi dovremo incentirci anche io e te per mettere a posto due o tre cose col tuo calciomercato qua della zona, e poi il 1° luglio faremo un grandissimo aperitivo, lo faremo alle Rose, quindi è un aperitivo di benvenuto per tutti i calciatori e non solo. Quest'anno abbiamo oltre calciatori parecchi comici da Zelig, quindi Fontana, e il barbato che è il mimo di Zelig, Anna Rigon l'ex modella, Ugo Conti, grande attore, amico di Diego Barantuono. Il giovedì faremo una grandissima cena qua al quarto piano del nostro amico Andrea Tani, una grande cena di gala con diretta sempre qua al quarto piano. Il venerdì saremo dalla Monica Fornari al Delfinario, quindi la diretta tra le otarie è molto, una diretta molto molto interattiva, diciamo. Il sabato chiuderemo tutta la nostra cosa alla spiaggia di Paolo Bravo. Alla spiaggia faremo un torneo di football, un 2 contro 2, mixeremo un po' giocatori, un po' tennisti, pallavolisti, Rachele, San Giuliano, Ringo, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo diversi personaggi, tra cui verrà sicuramente Comi, verrà Petagna, abbiamo giovani interessanti e abbiamo soprattutto anche allenatori e abbiamo un top player. Un top player che purtroppo mi dispiace non poter annunciare oggi per ordine, diciamo, di scuderia, però vi assicuro che è un top player sulla bocca di tutti. Uno, quello diciamo internazionale, siamo riusciti, anche se è un ex calciatore, però comunque è sempre nell'ambito di calcio, ha fatto direttore sportivo Galatasaray ultimamente, adesso sta facendo diciamo procuratore come me, quindi quello è sicuro. Poi l'altro verrà, però non, come ha detto Simone, non possiamo annunciarlo. Svegliamo anche il nome di quello già sicuro. E Thomas Uifalusi, ex Fiorentina, ex Atletico Madrid, capitano, vincitore Coppa UEFA, l'elenco è lungo, quello che ha vinto, quello che ha raggiunto.